Buongiorno, sono Alessandro Marconi, pipsfishing.com e voglio fare un aggiornamento dell'analisi degli strumenti Forex che, se non sbaglio, ho fatto l'ultima volta il 17 di settembre e voglio fare una cosa abbastanza veloce. Aspettate che metto il grafico. E praticamente confronterò, ora vi faccio vedere i due monitor. Ok, confronto nel numero 1 c'è il grafico daily e nel monitor numero 2 c'è il grafico a 4 ore. E per i significati dei vari strumenti contenuti nel template vi rimando alla visione almeno all'inizio del video precedente del 17 settembre, lo trovate sul mio canale YouTube dove metto anche questo. Quindi, siccome vengono un pochino lunghi, di un'ora i video con tutti gli strumenti che analizzo, volevo vedere di fare una cosa più veloce, anche se siamo ancora a metà giornata, anzi neanche a metà giornata perché sono circa le 11:24, però a livello daily è abbastanza valido. Diciamo che facciamo l'analisi fino alla candela di ieri, che era martedì, oggi è mercoledì, e vediamo un attimino quella di oggi, però è una visione un po' più generale, ecco. E partiamo subito, senza indugi, mettiamo il desktop. Da euro-dollaro. Allora, qui si vede una cosa interessante che ha fatto negli ultimi giorni: ha rotto questa congestione, e quindi ora potrebbe, nella giornata di oggi, ha fatto una leggera coda al ribasso, che chiaramente vedremo come si struttura nel corso della giornata. Però anche se mi torna un pochino verso il bordo inferiore del canale, è una conferma che potrebbe iniziare a scendere seriamente. Qui ancora l'indicatore, vedete, azzurro, chiaramente perché questa salita ha fatto sì che l'indicatore e anche praticamente il centro del canale si distanziasse abbastanza dalla fascia di prezzo, però siccome ha fatto un movimento quasi piatto, quasi, e quindi rompendo questa serie di minimi, non è escluso che veramente cambi un po' il trend. Qui forse qualcuno ci potrà vedere anche una specie di testa a spalle, però io non ce lo vedo perché il testa a spalle di solito ha una spalla destra, un massimo, cioè una testa, un'altra spalla più corta, più bassa del massimo, in caso di trend rialzista, e poi scende. Qui ha fatto un'ondulazione, ecco, più che un testa a spalle, quindi non ne parliamo. Però, ad esempio, come indizio, qui ci sono tracciati i livelli tondi, 20, 19, 18, 17, 16 e 15, per avere il riferimento. Però il fatto che anche l'ultimo massimo, ve lo allargo, sia stato inferiore ai precedenti è un chiaro segnale che gli acquisti non avevano più tanta forza di respingerlo. Per cui è interessante. Guardiamo un attimo sul 4 ore per vedere anche un po' la giornata, come potrà andare. Vedete, siamo in ipervenduco di questo indicatore che funziona abbastanza bene. Io l'ho tarato per segnalare i reverse, ovvero come vedete qui le frecce dove le disegna e fa i pallini di ipervenduto in questo caso o ipercomprato. Sinceramente ne sbaglia pochi, anche perché con un movimento così quasi armonico, massimo, minimo, massimo, minimo, un indicatore del genere, come se fosse anche lo stocastico, ma questo è anche un po' più
sensibile, calato meglio ghello scotastico e va a nozze. Per cui oggi potremo vedere una risalita verso il livello di più o meno 1,17 e 50, questo dove vedo questo ex supporto, però chissà, non credo che superi. In ogni caso, secondo me su Euro-Dollaro attualmente bisogna avere pazienza e cercare in crack solo short. Ok, andiamo avanti di corsa. Euro-GBP. Euro-GBP, quindi l'euro si sta indebolendo nei confronti del dollaro, ma Euro-GBP è il rapporto fra euro e sterlina, e evidentemente la sterlina si sta indebolendo più dell'euro contro il dollaro, perché sale. Qui ha fatto un bel movimento e c'è stato un ricracciamento di tre candele. Questo è il grafico giornaliero, ve lo metto in prima visione, eccolo qua. Tre candele e poi è ricominciato a salire e niente. Qui gli indicatori sotto, questo di forza candele, segnala una ripresa di forza rialzista. L'RSI è sopra la linea di media delle bande, e quindi andiamo un attimo nel secondo monitor. Vedete che anche sul 4 ore non ci sono dubbi. Addirittura qui si può velocemente disegnare una trend line, così non c'è neanche bisogno perché si vede a occhio, però proprio per fare pignoli, eccola qua, mettiamola qua, quindi qui si sale e poi vediamo qua su questi massimi che cosa succede. Graficamente non c'è da dire altro. Doppio monitor, prossimo strumento, euro yen. Daily e euro yen a 4 ore. Allora, è interessante la prosecuzione della discesa da questi massimi sul giornaliero desktop. Ora, qui chiaramente è a ribasso, però c'è una cosa da stare un pochino attenti, che qui siamo parecchio in basso con l'RSI, e bene o male l'RSI a un certo punto deve fare un recupero, sia quando esce fuori dalla parte bassa delle bande, sia quando esce come qui dalla parte alta. E vi faccio notare che qui avevo ormai settimane fa segnalato, quando cominciava a fare questi movimenti, un RSI un pochino discendente. In parole povere, qui c'era, evidenzio, guardate che carino, c'era una bella divergenza. Questo template, che ho come gli altri che uso costruito io, me li segnala alla grande. Infatti qua io non sarei assolutamente andato long, perché mi diceva che la forza stava spingendo in basso, anche se il prezzo, bene o male, poi vedete qua che fatica stava facendo, non riusciva a salire. Quindi ora il discorso è un pochino opposto, nel senso che la discesa l'ha fatta, ha rotto questo bel ex resistenza, e ora i casi sono due. Potrebbe anche continuare verso il bordo inferiore, però siccome è venuto giù dal bordo superiore abbastanza bene, abbastanza rapidamente, per cui il trend, nonostante che stia per scattare rosso, perché questo a breve diventerà rosso, qui è già piegato leggermente, però potrebbe fare un rimbalzino per far risalire un pochino anche l'RSI. Quindi
Andare ora a short non lo consiglio perché secondo me deve respirare un attimino. Non è detto che torni sulla resistenza a 124 circa qua, però una candelina, una due candele la fa a rialzo. In ogni caso, se non si vuole impegnarsi a prendere questo ricracciamento, abbiamo pazienza, abbiate pazienza e aspettatelo quando riscende, quando dà un segnale di discesa. Vedete anche qui su 4 ore che ha trovato un bel pavimento sui 122,50 e beh, potrebbe anche in teoria riprendere a scendere perché il trend è forte. Però, visto che, ripeto, l'RSI è parecchio tirato, è facile che un rimbalzino ce la faccia a farlo. Ok, andiamo di corsa avanti, doppio monito, andiamo su Euro Audi. Ah, Euro Audi io lo chiamo il bello addormentato, perché vediamo sul desktop, eccolo qua. Sul grafico daily vedete che, come ho già detto l'altra volta, a parte questo scossone di marzo per via del coronavirus, poi siamo rientrati più o meno nella fascia precedente dove non si è praticamente staccato quasi mai. Eccolo qua. Questo è il lato superiore. Questo, guardate come si fa presto a disegnarlo, e questo è il lato inferiore, anzi, segniamolo di blu, segniamolo di blu e mettiamolo anche un pochino più in alto. Sì, qui è un pochino salito rispetto ai mesi precedenti, qui siamo nel 2019, però insomma era sempre complesso. Ora sta cercando di andare verso il bordo superiore, però se continua questo andamento sul bordo superiore, qui intorno a 1,65 e 80 circa, potremmo tentare di prenderlo a ribasso come è successo in precedenza. Oltretutto qui l'RSI è messo bene perché è uscito totalmente dall'argine della banda, quindi se continua a salire è tirato e potrebbe, anche se vuole rompere una buona volta questa lateralità, potrebbe prima fare un rimbalzo e tornare un pochino giù prima di rompere definitivamente questo livello di resistenza. Sul 4 ore non ve l'ho fatto vedere, si va al volo e vedete che c'era qua una resistenza bella, bella chiara sul 4 ore che l'ha rotta proprio per confortarci con l'analisi che abbiamo fatto sul daily. Vedete l'ha rotta, però ancora c'è quest'area massima qua, come abbiamo segnato. Come abbiamo segnato di qua, che aspettate, che 1,65 e 85 l'ho messa, dovrebbe essere più o meno qua, 1,85. 1,65 e 85, vediamo dove. Beh, sì, un pochino più in alto, però dai, più o meno ho preso come massimo quello un po' precedente. Adesso andrebbe, se si riporta agli ultimi massimi, un pochino abbassata qua, però ecco, può darsi che vada abbastanza spedito su questa resistenza qui, poi vediamo un po' come si comporta. Doppio monitor, euro CAD, ho l'ultimo con l'euro, così facciamo un po' prima oggi. Allora, euro CAD, andiamo sul daily. Desktop, beh, non c'è molto da dire perché
Questa è la resistenza massima dell'ultimo periodo, anzi dell'ultimo anno, perché qui siamo a marzo, qui siamo a febbraio, quindi diciamo che ha fatto questo doppio massimo molto preciso, proprio quasi, quasi al pip, e però sia qua che ora è laterale, perché qui ha fatto una leggera discesa e non mi piace. In pratica anche vedete la forza delle candele è stata un pochino negativa, con un paio di tentativi di rialzo, cioè candele un pochino più rialziste. Poi ha fatto una salitina, ora la candela di ieri è abbastanza netta, che si è rimangiata, ieri era martedì, si è rimangiata lunedì e venerdì. Io questo grafico lo lascerei al suo destino e andiamo su H4. Ah, qui sì, avevo disegnato, sì, quello su H4 ho disegnato quello che ha fatto, che abbiamo visto sul daily, questa discesa abbastanza precisa con i bordi inferiori e superiori, questa ulteriore, chiamiamola, poteva essere una bandiera. E poi una ripresa del trend short, però ha fatto un minimo, due minimi, tre minimi, non ha ancora rotto, quindi può darsi che abbia voglia di tornare verso i massimi. Quindi diciamo a livello intraday, se dovessi dare una direzione per Eurocard, la darei long, da cercare long verso i massimi del canale. Però con un po' di attenzione, perché a livello giornaliero è un po' smorto questo strumento. Ok, basta così. Andiamo sulla sterlina, su Cable. Cosa ci dice la sterlina? Allora, la sterlina dice che, su desktop, dice che chiaro, qui ha dato un chiaro segnale di ribasso, ma non solo perché gli indicatori qui del canale hanno cambiato colore, ma anche a livello di price action, questa lunga discesa, tentativo di risalita interrotta praticamente non oltre l'ultima candela ribassista. Infatti la salita si è fermata leggermente sotto i massimi della candela ribassista, quindi qua c'è voglia di scendere, punto, non c'è altre cose da dire, e potrebbe essere una buona occasione. Poi vedete voi, in base alla vostra strategia, dove entrare, se fare operazioni intraday oppure multiday di 1 o 2 settimane, quello la vostra strategia la dovete decidere voi. Però intanto vediamo che siamo anche sotto a questo livello di attrazione di 1,2763, che corrisponde alla chiusura di questo massimo, non al massimo proprio fatto con l'ombra, ma alla chiusura. E è un livello importante. Qua probabilmente ci sta che ci giochi anche un pochino il cable. Però in ogni caso, se dipendesse da me, da quello che faccio io come operatività, io qui cercherei solamente short, perché se questa resistenza ora è leggermente sotto la buca alla svelta, poi abbiamo da arrivare almeno in prima battuta fino a qua, insomma. Non è un pezzo piccolo di scraga, su un grafico daily. Guardiamo il 4 ore, i grafici sul 4 ore con la sterlina hanno sfondo blu per distinguerli meglio. Qui sul 4 ore che c'è da dire in più? Che siamo un po' in una situazione di ipervenduto rispetto a questo indicatore, e chiaramente mi rafforza l'idea che possa esserci
un rimbalzino verso l'area questa, l'area di 1,29, un attimo, non dico 1,30, ma 1,29,50, ci sta che un rimbalzino ci sia. In ogni caso, vi ripeto, io cercherei solo entrate short sul cable quando credete opportuno. Oh, andiamo su sterlina yen. Sterlina yen è molto simile al cable. La sterlina è debole contro tutti gli altri, le altre valute, c'è poco da dire. Qui ha fatto un ritracciamento che non è neanche un ritracciamento, quindi qui si scende e basta, e senza stare a perderci tante chiacchiere, perché è inutile. E qui in situazione, guardate lo strumento tipo stocastico, ma non è uno stocastico, da quanto è schiacciato. Però vedete anche qua, a regola un cambio cross avrebbe rimbalzato alla grande, qua invece ha fatto come rimbalzo il recupero di questa candela, però poi continua a scendere, quindi anche qua bisogna cercare solamente short, debolezza della sterlina. Oltretutto sono anche a rischio di lockdown in varie parti della Gran Bretagna, quindi sono messi piuttosto male. E sterlina franco-svizzero, idem con patatine, vediamo. Qui non sto neanche a dettagliare il grafico. L'unica cosa di diverso su sterlina franco-svizzero, e si vede bene dal daily, che qua il rimbalzo c'è stato. Evidentemente il franco-svizzero è debole anche lui, quindi c'è stato questo bel rimbalzo sul supporto, che è 1,17,28. Ecco, questo è quello dove consiglio di stare fuori, perché è debole la sterlina, ma è debole anche il franco svizzero, per cui non c'è una predominanza netta come gli altri che abbiamo visto prima, e che porta la predominanza di una valuta rispetto all'altra a una buona direzionalità. Andiamo avanti. L'ultimo con la sterlina è sterlina CAD, il canadese, collegato con il petrolio, ricordo. Allora, qua è situazione un po' come quello precedente con il franco svizzero. Discesa, buon recupero, almeno 3 candele le ha fatte tutte, anche se vedete che la risalita non è andata oltre come chiusura alla lunga candela di ribasso. Quindi anche qua è una situazione ribassista, l'indicatore è ribassista, la forza delle candele ha dato un colpo dalla parte inferiore, e qui però c'è il discorso che il petrolio sta andando un po' a zigzag, non ha preso una direzione ancora chiara. Vediamo un attimo, vedete, è un po' inchiodato in questa zona qui. Ora poi lo vediamo un po' meglio, però sinceramente anche questo è un cambio, è un cross che non considererei come priorità per fare trading, sinceramente. Andiamo avanti, andiamo al dollaro yen. Questo non me lo ricordo neanche io, lo sto rivedendo ora da un paio di giorni. Allora, dollaro yen, il dollaro ha ripreso un pochino forza, ha spinto lo yen forte ai minimi, però ha fatto questa
quasi bimba, anche se non perfetta. E qui siamo in un caso di forze contrapposte che però si equivalgono abbastanza, perché vediamo che l'RSI spinge al rialzo. C'è questa candela che non è una pin bar perché il corpo deve essere più in alto, però evidentemente qui c'è il rifiuto di vendere ancora. E siamo sul bordo inferiore del canale, anche questo è un segnale che siamo un pochino stati tirati come prezzo, però vedete che non ha fatto una reazione così violenta. C'è da dire che la forza delle candele, vedete che da essere in questa fase dove erano tutte rosse, quindi la forza c'era, piano piano è diminuita, sta diminuendo e ora siamo praticamente sullo zero. Per cui anche qui, attenzione, cioè io no, non saprei cosa consigliarvi, perché sono forze contrapposte. Qui sul daily io non opererei. Se proprio vogliamo fare un'operazione a multi day, dovrei vederla a ribasso per forza, però non ora, di certo non ora, anche se qui c'è un possibile piccola resistenza. Andiamo sul 4 ore perché dollaro yen è abbastanza interessante e poi è seguito dalla maggior parte di noi. Sul 4 ore vedete che ci sono varie candele di incertezza, proprio quelle più recenti. Qui l'indicatore in basso, il trend scalp, ma non è per lo scalping, state tranquilli, si chiama così, ma è calato in maniera giusta anche per i 4 ore. E ha fatto delle candele che non hanno superato questa resistenza che facevo vedere prima. Questa è quella piccola, non è quella in alto. E però prima di ora tornare a andare short, siccome vi faccio vedere, a costo di essere noioso, che anche la forza che le candele sta tornando positiva, starei attento perché potrebbe tentare di almeno bucare questa resistenza, poi magari viene anche respinto. Vediamo stasera come finisce la giornata. Però io per ora questo cambio lo starei solo a guardare. Doppio monitor, andiamo su USB card, vediamo un po', 28 minuti di registrazione, va bene. USB card, andiamo sul giornaliero. Giornaliero, siamo in netta, netto recupero, siamo partiti qua. Queste linee, le linee verticali le metto io a mano perché segnalo quando il prezzo mi esce dal canale, dal doppio canale. E quando il prezzo esce dal doppio canale, state tranquilli che ci rientra, sia che sia in alto, sia che sia in basso. Poi magari non fa 1000 punti, però ci rientra sempre, sempre. Quindi è importante, anche in questo caso, nonostante che il trend sia stato short, vedete che qua siamo rientrati dentro. Il trend è negativo e la spinta attualmente però è positiva. E andiamo a vedere sul 4 ore, eccolo qua. E allora, vedete l'utilità del 4 ore, che vediamo che la spinta attualmente è ferma. Vedete qua, sono, a parte quella di ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candele, 10 per 4, sono 40 ore di contrattazione più quella di ora, che il prezzo non sale più, e questo potrebbe essere significativo e
Chiaramente questo è per comprato e potrebbe anche dare adito a un ritracciamento, ad esempio, verso questo livello che l'ho segnato prima qua. Ora è superato, lo aggiorniamo un attimino, mettiamolo prudentemente alla base di questa, all'apertura di questa, della candela rialzista, dai. Qua. Questi comunque non sono più rossi, non sono più rossi, ovvero resistenze, ma ora rappresentano supporti, quindi vanno disegnati in azzurro. Ok, lista oggetti, no, ho sbagliato. Scusate un attimo, si mette in azzurro. Eccolo qua. E mettiamo allora. Mettiamo in alto qua, questo corrisponde anche a questo livello qui, quindi questo lo mettiamo di rosso perché è una resistenza. Ok? Quindi qui ci potrebbe essere l'occasione per provare un ritracciamento verso il supporto. Andiamo avanti, doppio monitor. Andiamo a USB-C HF. USB-C HF, movimento simile a USB card, c'è poco da spiegare. Anche qua eravamo in una bella divergenza già da me segnalata da parecchi giorni. Non mi convinceva questa discesa, vedete. Va a finire quando l'RSI sale e il prezzo scende, non può durare all'infinito una situazione così. E di solito è il prezzo che poi fa quello che dice l'RSI e non viceversa. Quindi è una buona occasione per prendere una ripartenza. E qui chiaramente siamo in un trend short ancora, però. Intanto abbiamo fatto questo massimo più alto di questi, questo più anche questi, quindi un po' di intenzione di riprendere quota si vede. Chiaramente forza candele rialzista, anche bella potente. E andiamo su 4 ore, ci siamo già qua, sì, USDC HF. Oh, qui dunque al contrario di USB card, eccolo qui, vedete USB card che è rimasto congestionato nelle 4 ore, si è detto da 10 candele più oggi. Invece USB-C HF sono meno le candele di congestione, 1, 2, 3, 4 candele sole, esclusa quella di oggi, per cui dimostra attualmente più forza. Poi qui c'è da mettere un livello spettacolare, proprio, che non si può non mettere questo. E praticamente dov'è ora? Se vogliamo fare un po' pignoli, mettiamolo un pochino più in basso. Però vedete che c'è rimbalzato pari pari. Eccolo qua. Quindi la USDC HF c'è più forza rialzista ancora di più di USD card, per cui qui a prendere un ritracciamento stare attento perché ci sta che riparta al rialzo alla svelta, anche se qui siamo diciamo ipercomprato, però qui cercherei solamente entrate long. Anche alla base di quello che ho detto prima, che questa divergenza dell'RSI, secondo me, non si è ancora esaurita. Quindi dentro ancora il prezzo, forza per spingere ancora più in alto. Ok, andiamo al prossimo Audio USB. Ok, audio USB, qui c'è forza di dollaro, forza di dollaro, vediamo qua.
E che dire, qua siamo arrivati su questo supporto, questa resistenza che vi dico a che è 0,73 e 90 circa, 0,93, 0,73,90. Ce l'avevo messa più o meno quando è arrivata qua perché, vediamo se la ritrovo, eccola qua. Questo è il massimo rimpicciolimento che posso fare. Vedete che è questo punto qua che l'ha ripreso con precisione di pochi pip, l'ha mancato e quindi mi immaginavo già che almeno un ritracciamento vero lo faceva. L'ha fatto e adesso vediamo, la forza è ribassista. L'RSI è fuori dalla banda perché ha ricevuto una pressione a ribasso forte, lo fa. Andiamo a vedere se ci aiuta il 4 ore. Dunque, qui, quando succede una situazione del genere, diciamo da manuale bisognerebbe cercare di rientrare al rialzo, visto che un ritracciamento è stato fatto. Vedete su 4 ore che po' di tonfo che ha fatto. Beh, si potrebbe anche cercare un ritracciamento magari intraday, long, chiaramente, però con un segnale abbastanza forte, perché questo ad esempio non è per niente, ok, non è per niente anche la candela di ora un segnale valido assolutamente. Uno scommette, nel senso, dice qui c'è, si può fare in tante maniere il trading, si può fare anche così. Uno dice qui c'è un discreto supporto. Ora vabbè, un pochino sotto, ma diciamo c'è il supporto, almeno questo livello me lo dovrebbe recuperare. Quindi io metto una piccola size con un piccolo stop, se mi va bene poi incremento magari di altre size sopra, sempre a rialzo. Se va male ho messo una piccola size a rialzo, ma ho preso lo stop qua sotto, pazienza. Uno può fare anche così, ripeto, ci sono tanti modi di entrare al mercato e anche di uscirci, sinceramente. Ok? Andiamo al suo cugino, ovvero sia NZD. C'è un po' di messaggi. Ecco. NZD USD che è praticamente simile, molto simile. Desktop, stesso movimento. Qui è inutile che mi ripeta, qui sul daily c'è lo stesso movimento, è collegato anche con la debolezza che l'oro, questa discesa qua, le materie prime. Andiamo sul monitor a 4 ore, ok, ho già cambiato, qui avevo già messo il livello di rimbalzo. Stesso discorso di AUD USD. E niente, non c'ho da aggiungere altro. Oppure aspettare che faccia una ripresa più convinta per entrare, si giri anche qua con una candela positiva giornaliera, allora si potrebbe riprendere il trend al rialzo. Andiamo sugli ultimi due, le valute sono finite, ora facciamo il WTI, il petrolio WTI e l'oro. Petrolio WTI che non è, eccolo qua, che non è una bella posizione. Vedete che siamo sempre piuttosto schiacciati fra 30, 39, 36, 40, 36, 40, area bordo inferiore gap, che l'ha toccato. Io questa riga l'avevo segnata più o meno qua, mi ricordo.
poi è andata a toccarlo con precisione, ha provato a risalire, però sinceramente non è che fa dei bei movimenti. Qui ha trovato questa resistenza a quota 41,40, c'è rimbalzata, ora è praticamente un po' nel mezzo. Però il petrolio io in questo momento non ci lavorerei, cioè io non ci lavoro già da un bel po' di tempo. Qui a livello di forza che le candele siamo quasi a zero e andiamo a vedere sul 4 ore che ho fatto degli appunti qui ecco, qui c'è un'area di scambio di ruolo che sta funzionando, però non è servita da propellente vero e proprio per far salire il petrolio, ma vedete che è rimasto in congestione qua sotto, mettiamo, ecco, il massimo dov'è ora, ampliamo un pochino, ecco. Questa fascia qui praticamente non è bella, non è bella a lavorarci. Questo si può anche cancellare, vabbè, mettiamolo così. Faccio in diretta, quindi abbiate un po' di pazienza. E niente, finché rimane qua, lasciatelo perdere perché anche ora è sul bordo superiore, potrebbe scendere come. Visto che ha fatto questo rimbalzo e questo ricracciamento del movimento, circa si vede bene anche a occhio al 50% di questa salita, siamo sopra al 50% attualmente. È più facile, dovessi dire una direzione proprio da dover consigliare, consiglierei al rialzo, perché chiaramente qui c'è un rialzo, c'è un ricraccio. Al 50% c'è una ripartenza, però vedete che anche su 4 ore queste ultime candele fanno un po' schifo, proprio detto chiaramente, e io attualmente non ci starei a buttare su soldi. Finiamo con l'oro. Eccolo qua. L'oro è abbastanza chiaro come movimento. Andiamo sul desktop giornaliero. Ha rotto questo è un triangolo ribassista. Qui venivamo da un trend long, chiaramente long. Quindi in teoria qua, aspettate, lo ingrandisco, qua poteva benissimo rompere e proseguire al rialzo. Invece ha rotto il bordo inferiore, ha ripreso forza il dollaro, ecco perché anche è sceso, e qui vedete questa nera poi è stata un'ammazzata a ribasso, che rappresenta questa candela qua. E quindi qui bisogna attualmente cercare ribassi, cioè cercare entrate short per proseguire l'inizio della discesa. Qui, se prendiamo il treno quando parte dalla stazione, cioè che ha rotto questa congestione, potrebbe fare anche un bel po' di strada. Vediamolo sul monitor 2 a 4 ore, che dire, vedete, avevo messo questo livello superiore, questo livello inferiore, e questa è la linea che avete visto anche sul grafico giornaliero, rotti tutti al ribasso, per cui qua si cerca ripartenze al ribasso. Qui ha fatto questa falsa rottura, è vero, però c'era arrivato in maniera diversa. Qui era arrivato da un eccesso a rialzo, poi chiaro era precipitato, chiaramente ti fa poi un rimbalzo, è fisiologico. Però ora c'è arrivato piano piano,
scendere, a rompere la base di questo movimento. Quindi per me, ma insomma funziona così, quando il grafico fa un movimento non violento, non impulsivo, chiamiamolo così, è più, fra virgolette, ragionato, come in questo caso, è più affidabile e quindi ci possiamo più, lo possiamo più prendere in considerazione per gradarlo nella direzione suggerita dal prezzo. Ok, io ho finito, sono stato dentro l'ora, sono 47 minuti e vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima videoanalisi. Ciao da Alessandro.